Oh, abbiamo trovato un bel balcone, un balconcino per pranzare, pranzo con vista. Sì, altro che ristoranti di lusso. Altro che ristoranti di lusso, dice Veronica. Guardate qui. Il lusso è la natura. Che passerelle che hanno costruito per ammirare il panorama che adesso andiamo a vedere. Il treno, sta passando anche il treno. Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale Yomocree. Siamo a Ruinaulta, un luogo meraviglioso, e stiamo per raggiungere la città di Coira in Svizzera, Canton Grigioni. Poi saliremo verso il Liechtenstein, come si dice Veronica? Liechtenstein, non mi veniva. Andiamo verso il Klausen Pass quest'oggi. Madonna ragazzi, siamo nella Svizzera tedesca, ma che meraviglia c'è di qua! Abbiamo appena consumato un bel pranzo al sacco, un bel panino comprato alla Coop Svizzera con il salmone, il Philadelphia e un bel pomodoro, 14 euro due panini. Quindi comunque se ci si organizza si può spendere anche poco. Tiger 1200 che si comporta sempre egregiamente, una moto equilibrata, questa è la parola consona alle caratteristiche della Tiger 1200. Equilibrata, fa tutto bene e fa tante cose, qualsiasi tipo di strada, un bel motore cardano. Ho fatto un video dedicato sulla Tiger dopo 15.000 km nel quale spiegavo che è veramente difficile trovare una moto capace di fare tutto quello che fa questa e farlo così bene, difficile trovare una sostituta, un'alternativa. Quindi finché
non la trovo, me la tengo. Madonna ragazzi, che bello sto posto, Ruinart. Mi fa pensare allo champagne Ruinart. Breve tratta autostradale dove costeggeremo il Liechtenstein. Non sono mai stato in queste zone della Svizzera tedesca, ma devo dire che sono meravigliose come tutta la Svizzera. Glarnerlagen, lago lunghissimo, sembra il Garda svizzero questo qua. Davvero grande, sembra come volume più o meno veramente come il lago di Seo, eh? È chilometri e chilometri di lago. Qua c'è la Baia del Bogna svizzera, ma che roba. Bello. Fanno SUP, pedalò, motoscafi, c'era un aereo prima, un ultraleggero che ha planato sull'acqua. Davvero bello. Poi c'è un bel profumo di lago, eh. Guarda che roba, che cascata meravigliosa. Qua, praticamente, guarda, la spiaggia, ci sono le spiagge. Praticamente qua sopra ci sono le montagne alte e sicuramente ci saranno dei passi belli da fare in moto. Oh ragazzi, guardate l'autonomia della Tiger in Svizzera, andando piano 410 km, cioè perché ho appena fatto il pieno, ovviamente 415 adesso, sto andando 80 all'ora da qualche chilometro. Guardate che valli meravigliosi, sembra il Signore degli Anelli, incredibile, incredibile, guardate che pianura di prato colorato verde, bellissimo, acceso, con questi alberi da frutta, con l'Alpe così, proprio in bacia au front, in inglese si dice in bacia au front. Non so come spiegarlo, ma veramente la Svizzera assume una sembianza camaleontica in base alla nazione di vicinanza, di confine. Qui vicino alla Germania i paesi sembrano proprio tedeschi, bavaresi, mentre se si va nella zona della Francia sembrano proprio francesi. Il Canton Ticino, che è quello vicino all'Italia, infatti le strutture fanno cagare. Non è vero, dice Veronica. No, no, è tutta bella, tutta bella. Guardate qui che roba, guardate che posti. Sarebbe da fermarsi ogni due metri. Troppa meraviglia. La benzina costa circa 1,92 come vedete, no, la super, però sono franchi, quindi 2 euro circa, anche in questa zona della Svizzera tedesca, stessa cosa anche in Canton Ticino. Ma chi è che vi porta a Klausen, sul Klausen Pass? Lo conoscevate il Klausen Pass? Guardate qua che roba, montagne a picco, e guardate che questa è Notre Dame de Tedeschia.
Che cazzo sono questi qua? I, come si chiamano? I cammelli senza gobbe? No, non è dromedario, questi sono... c'hanno un nome. I alpaca, gli alpaca, alpaca. Papi! Papà! Papà! Non far finta di non conoscermi! Apri, apri, giù gas! Questo se accelera ci brustolisce. Solo questo pezzo, come la tremola, il primo tratto del Clausen Pass è fatto di ciotoli, San Pietrini sui primi tornanti, a testimonianza di quanto sia antico questo passo. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Allora, è un passo abbastanza poco conosciuto, come saprete non lo conoscono in tanti, ma taglia praticamente la zona della Svizzera tedesca con la Svizzera centrale. Questo ci riporterà dopo diversi chilometri nella zona di Andermatt, dove poi si imbocca tutta la zona dell'ottovolante. Quindi è un passo che unisce due zone diverse della Svizzera. Questo tornante, se non sbaglio, adesso vediamo perché sto cercando un luogo, ragazzi, che se riesco a... sì, è questo, però mi sa che si paga, sì. Vediamo. Vedo un baracchino, qua è chiuso. Ah, parcheggiamo lì. Qua c'è un parcheggio. Ok ragazzi, abbiamo parcheggiato la moto, legato i caschi e i giubbotti airbag, con una catena lego tutte e quattro al maniglione della moto. Mi sono portato il costumino perché vi porto a vedere una cascata pazzesca. Sì, perché dal Clausen Pass, all'imbocco del Clausen Pass, dopo pochi tornanti, i primi 5-6 tornanti, c'è un baracchino con un parcheggio. C'è questo cartello UNESCO che vi ho ripreso, riportato. Inizia un sentiero, come vedete ben battuto, che in 5 minuti ci porta in una cascata bellissima, dove si può arrivare addirittura dietro l'acqua e vederla dalla grotta, da dietro. Questa si chiama Berlingstuber Wasserfall, ve lo scrivo, sapete cosa scrivere su Google.
ragazzi, il bagno mi sa che non si può fare, è un po' forte il getto d'acqua, però è davvero strepitosa. No ragazzi, ma che cos'è? Ma che posto meraviglioso! È molto simile alla cascata di Noasca sul Gran Paradiso, sulla strada per andare al Col de Nivolet, ma questa è più bella ragazzi, molto molto bella. Berglingstuber, Prachtvoller Wasserfall. Dor! Fuggite, sciocchi! Riprendiamo la marcia e vi comunico che su questo passo non è l'unica cascata, ce n'è un'altra o due che sono raggiungibili a piedi parcheggiando. Questa è la più bella e la più veloce da raggiungere, in meno di 5 minuti si va a vedere questo posto unico, ma ce n'è un'altra più grande, più voluminosa, che è appena dopo il picco. Adesso proseguendo, se trovo qualche indicazione vi faccio vedere la zona, e anche lì parcheggiando con 10-15 minuti di cammino si arriva in questi posti bellissimi. Bosco fittissimo, qua siamo proprio vicini alla Germania, ma stiamo tagliando orizzontalmente e centralmente la Svizzera, andiamo verso il centro adesso. Guardate che mezzi che ci sono qua, ma cos'era? Con tre ruote. Che strada ragazzi, questo è un passo molto veloce, curve dolci e veloci, e poi ogni tanto qualche tornante che sale secco, ma l'asfalto è bellissimo. Qua ad esempio c'è il tornante in galleria. Wow, che asfalto ragazzi. Senti come urla la tigre della Padania. Madonna ragazzi, qua mi ricorda il passo di Bocca Serriola, mi ricorda. Strada velocissima, bella larga, con curve ben visibili.
guardate che montagne, che pascoli, incredibile, che paesaggio. Madonna, ma hai visto cosa c'è qua sopra? Madonna mia, ma è una meraviglia. Arner Boden, facevano le gare su questo passo, sia di macchine d'epoca che di moto. Siamo entrati nel cantone dell'Uri, quindi in una zona più centrale della Svizzera. Ma vai su, vai! No vabbè, ma guarda qua che magnificenza! Cioè, ma cos'è? Madonna, che paesaggio! Klausen Pass, e non siamo nemmeno sul picco! Continuiamo a salire! Madonna, che paesaggio! Qua fanno il bagno, vedete il costumino, io me lo sono portato perché ho detto fa caldo, incontreremo fiumi come questo con acque cristalline e se abbiamo tempo io un tuffo me lo faccio. Però ragazzi, sono già le 4 e siamo ancora in alto mare, siamo manco arrivati sul passo, dopo dobbiamo fare un bel giro per tornare a Bellinzona. Ha detto che ci sono, mi ha fatto segnale che ci sono, c'è la polizia, quindi andiamo piano. Cioè, veramente in pace col mondo queste mucche. Madonna, che bello, che passo meraviglioso. Sì, quando fanno così è il secondo che mi segnala di andare piano. Meno male che tra bikers c'è questa fratellanza, perché qui bastano 3 km orari in più che ti fanno male, cioè ti arrivano multe altissime, quindi teniamo una cinquantina di km orari e andiamo piano. Ah, eccola lì la polizia, la vedo già in fondo. Può essere, sembrava sì un incidente forse. Madonna, ma qua sono enormi le mucche, oh, e che è un pulmino quello lì era. Bello anche sto bordito, mamma mia che bordito meraviglioso, guarda che chiesa. Sì. Guarda questo pascolo con le rocce incastonate, fotonico, veramente bello sto posto. Klausen Pass. Sì, l'inverno è chiuso. Questa è una piana di circa 3-4 km, come vedete, e adesso poi iniziamo a risalire, mancano 7 km al picco. Credo che là in zona o qua dietro ci sia il picco. Ma che posto, ragazzi! È immenso, bellissimo, ma come imponente quella montagna. Ecco, ci siamo avvicinati, guardate lì che cascata altissima, impressionante quanto è bello. A livelli dei passi dell'otto volante, davvero strepitoso il Klausen.
troppo devo riprendere questa strada meravigliosa e la cascata lì dietro, però siamo in ritardissimo e mai essere in ritardo in Svizzera, perché non si ha modo di recuperare andando piano, con i limiti bisogna comunque andare piano, per cui si arriva tardi. Perciò sarebbe un incrocio fra perciò e per cui. Incredibile. Eh sì, ma qua tutti fanno i video. Cioè, guarda che posto. Questo passo più si sale più diventa bello. E ancora, guardate come sale, guardate la strada su. Non è altissimo, perché ho letto che non arriva neanche a 2000, è 1900 qualcosa, ma è molto lungo, saranno 35-40 km. Di meraviglia, ragazzi, guardate che show. Praticamente è una catena montuosa che si costeggia lungo tutto il percorso. Cioè, ma che posto è? Mamma mia. C'è incredibile la bellezza qua, eh. Guarda che rocce. Madonna, ragazzi. Quelle sono alte, eh. Quelle saranno sopra i 4000. Dovremmo esserci, signori. Stiamo scollinando. E questo è il picco del Clausen Pass. 1952 metri. Eccolo lì il cartello del Clausen. C'è un po' di traffico su. E da qua inizia la discesa. Iscrivetevi! Shock! Ah!